Dizionario della mitologia classica. Lettura di Vir. Ares. Ares, per i greci, è il dio della guerra, che sarà più avanti identificato con il grande dio romano Marte. È il solo figlio che Zeus ebbe dalla legittima moglie Era, e benché l'Iliade lo dipinga come un guerriero violento e fanfarone, è uno dei 12 grandi dell'Olimpo. Ares non era sposato, ma ebbe numerose avventure. La più famosa con Afrodite, sposa di Efesto, che gli partorì Armonia e i gemelli Fobo, la paura, e Deimo, il terrore, che accompagnavano il padre sul campo di battaglia. La relazione tra Ares e Afrodite fu bruscamente interrotta. Omero, nell'Odissea, fa raccontare a Demodoco come Elio, il sole, spiasse gli amanti e poi avvertisse Efesto di cosa facessero alle sue spalle. Questi allora fabbricò un'immensa rete che in gran segreto fissò sopra il suo letto. Poi dichiarò che avrebbe lasciato l'Olimpo per andare a visitare il popolo di Lemmo a lui devoto. Mentre Ares e Afrodite giacevano nel letto, la rete cadde su di loro e li fece prigionieri. Poi comparve Efesto che li insultò e chiamò gli altri dei perché fossero testimoni della loro vergogna. Le dee, per un delicato senso di pudore, si allontanarono, mentre gli dei accorsero sghignazzando. Infine, pregato da Poseidone, Efesto acconsentì a liberarli, a condizione che Ares gli pagasse un riscatto. Ares ebbe una figlia, Alcippa, dalla mortale Aglauro, figlia di Cecrope. Il figlio di Poseidone, Alirozio, sull'acropoli di Atene, abusò di lei e Ares lo uccise sul posto. Poseidone si lagnò di lui davanti al consiglio degli dei, così che venne giudicato sul luogo stesso dell'uccisione, donde il nome di Areopago, collina di Ares. Il dio fu assolto. Soltanto le battaglie e le carneficine lo rendevano felice. Si aggirava sul campo di battaglia accompagnato dai suoi figli gemelli e da Enio, la dea della guerra, per stimolare lo spirito guerriero dei combattenti. Atena, la dea della strategia e del vero eroismo, lo sconfiggeva facilmente. Un giorno fu incatenato e ucciso in una giara di bronzo dai giganti Oto ed Efialte, gli Aloidi, e sarebbe morto se Ermete non fosse stato informato della vicenda da Eribea, nutrice dei giganti. Durante la guerra di Troia, Ares combatté al fianco dei troiani, ma ebbe una parte ignominiosa. Aiutato da Atena, Diomede lo ferì gravemente. Ares andò a lamentarsi da Zeus. Più tardi tentò di partecipare ancora alla battaglia, nonostante Zeus gliel'avesse proibito. Ma Atena, insultandolo, glielo impedì. Ares aggredì la dea lanciandole contro il suo magico scudo, l'Egida, il suo giavellotto. Atena non fu ferita, anzi, stordì Ares colpendolo con una pietra. Tramortì anche con un pugno Afrodite che tentava di metterlo in salvo. Quando Eracle sulla via per Delfi fu sfidato da Cicno, il figlio di Ares, il dio stesso prese parte al combattimento. Ma l'eroe, con l'appoggio di Atena, uccise il brigante Cicno e ferì Ares alla coscia. Oltre a Cicno, Ares ebbe molti altri figli, tutti bellicosi. Diomede, re di bestioni di Tracia, la cui madre era Cirene, Asclafo, Flegia e forse Meleagro. Ares viene spesso identificato come il dio della guerra in senso generale, ma si tratta di un'imprecisione. In realtà Ares è il dio solo degli aspetti più violenti della guerra e della lotta, intesa come sete di sangue. Per i greci Ares era un dio dal quale diffidare sempre. Il suo luogo di nascita e la sua vera residenza si trovavano in Tracia, ai limiti estremi della Grecia, paese abitato da genti barbari e bellicose. E proprio in Tracia Ares decise di ritirarsi dopo che venne scoperto con Afrodite. Anche Atena è la dea della guerra, ma il suo campo d'azione è quello delle strategie di combattimento e dell'astuzia applicata alle battaglie. Ares invece si diverte in scoppi di ira e violenza, specie se improvvisi e subdoli, che in guerra spesso si manifestano tra atrocità, risse, barbarie e razzie. Fra i suoi animali sacri c'erano il cane, il cinghiale e l'avvoltoio. La parola Ares, fin dall'epoca classica, fu usata anche come aggettivo, intendendosi come infuriato o bellicoso. Ad esempio, si ricordano le forme Zeus Areios, Atena Areia,
o anche Afrodite Areia. Alcune iscrizioni, risalenti all'epoca micenea, riportano Enialios, un nome che è sopravvissuto fino all'epoca classica come epiteto di Ares. Pur essendo protagonista nelle vicende belliche, raramente Ares risultava vincitore. Era più frequente, infatti, che si ritirasse dalla contesa. Stando a Omero, Ares aveva una sorella gemella, Eris, oltre alle sorelle Ebe e Ilizia. Secondo un altro mito, riportato da Ovidio, Eris e Ares sono stati concepiti da Era semplicemente toccando un fiore di loto, senza che la dea giacesse con Zeus. Dalla sua relazione focosa con Afrodite nacquero i due gemelli Deimos e Phobos, che personificavano gli spiriti del terrore e della paura. Sorella e degna compagna del sanguinario Ares era Enio, dea degli spargimenti di sangue, Bia, la violenza, e Kratos, la forza bruta. Solitamente Ares scendeva in guerra accompagnato da Cidoimo, il demone del frastuono, dai Macai, spiriti della battaglia, dagli Isminai, gli spiriti dell'omicidio, da Polemos, uno spirito della guerra minore, e dalla figlia di Polemos, Alala, personificazione del grido di guerra dei Greci, e il cui nome Ares decise di usare come proprio grido di guerra. Uno dei miti più importanti riguardo Ares è quello che tratta del suo coinvolgimento nella fondazione della città di Tebe in Beozia. L'eroe Cadmo aveva ricevuto dall'oracolo di Delfi l'ordine di seguire una vacca e fondare una città nel luogo dove si fosse fermata. L'animale si fermò presso una fonte custodita da un drago acquatico sacro ad Ares. Ne seminò il suolo i denti. Da questi nacquero istantaneamente dei guerrieri, gli Sparti, che aiutarono Cadmo a fondare quella che sarebbe diventata Tebe. Cadmo, prima di diventarne il re, dovette però servire Ares per 8 anni, per espiare l'affronto fattogli uccidendo il drago, nonché sposare la figlia del dio e di Afrodite, Armonia, per appianare la discordia tra loro sorta. Nella leggenda cantata dal bardo nel salone del palazzo di Alcino, si narra che il dio del sole Helios, una volta, vide Ares e Afrodite che si incontravano di nascosto nella camera di Efesto e che andò subito a riferirglielo. Efesto studiò un sistema per sorprendere in flagrante la coppia e fabbricò una rete dorata con la quale legò i due amanti clandestini. Una versione della leggenda di epoca più tarda dice che Ares aveva messo di guardia alla porta il giovane Alectrione perché lo avvisasse dell'arrivo di Helios, dato che sapeva che se li avesse scoperti lo avrebbe rivelato ad Efesto. Ma il giovane finì per addormentarsi. Ares, visto che Alectrione non aveva rispettato le consegne, si infuriò e per punirlo lo trasformò in un gallo, animale che da allora non dimentica mai al mattino di avvisare dell'arrivo del sole. Nell'Iliade, la dea Dione riferisce alla figlia Afrodite che gli dei molto hanno sofferto a causa dei mortali e racconta del rapimento di Ares da parte di Oto e Efialte. Apollodoro ci racconta infatti che i due fratelli, semidei in quanto figli di Poseidone, ma detti Aloadi dal nome del secondo marito della loro madre, Ifimaldea, una volta dichiarata guerra all'Olimpo, decisero che per primo dovesse essere neutralizzato proprio Ares, e quindi si recarono in Tracia, dove rapirono il dio della guerra, lo incatenarono e lo misero in un vaso di bronzo, dove restò imprigionato per 13 mesi, cioè un anno lunare. E quella sarebbe stata la fine di Ares e dei suoi desideri di guerra se la bella Eribea, la matrigna dei due giganti, non avesse detto ad Hermes che cosa avevano fatto i due, spiega la dea alla figlia nel poema. Ares rimase rinchiuso nel vaso ad ululare e lamentarsi finché Hermes non andò a salvarlo, mentre Artemide indusse nel contempo con un trucco Oto ed Efialte ad uccidersi l'un l'altro. Il tracio Ares ama il fragore della battaglia e sua sorella Eris suscita sempre nuove guerre, spargendo voci maligne e alimentando le gelosie. Ares, come pure Eris, non favorisce questa o quella città, ma combatte ora a fianco degli uni, ora a fianco degli altri, così come l'umore gli suggerisce, godendo al vedere carneficine di guerrieri e saccheggi di città. Tutti gli altri immortali, da Zeus ed Era in giù, lo odiavano, salvo Eris, come abbiamo già detto, e Afrodite, che nutre per lui un'insana passione, e l'avido Ade, sempre pronto ad accogliere le ombre dei validi e valorosi giovani periti in battaglia. Ares, tuttavia, non è sempre stato vittorioso. Atena, assai più abile di lui, l'ha 2 volte sconfitta in battaglia,
e un giorno i giganteschi figli di Aoleo lo sopraffecero e lo rinchiusero in un'urna di bronzo per 13 mesi, finché, mezzo morto, egli non fu liberato da Ermete. In un'altra occasione, Eracle lo costrinse a rifugiarsi impaurito sull'Olimpo. Ares ostenta un grande disprezzo per la legge e non si è mai presentato in tribunale come accusatore. Fu costretto tuttavia a presentarsi come accusato quando gli dei attribuirono l'omicidio volontario di Alirozio, figlio di Poseidone. Ares sostenne di essere stato costretto a uccidere Alirozio, che voleva violentare sua figlia Alcippe, della famiglia di Cecrope. Poiché non vi erano testimoni dell'incidente, salvo Ares stesso e Alcippe, che naturalmente confermò la versione di suo padre, la corte assolse il dio. Quella fu la prima sentenza pronunciata in un processo per omicidio. La collina su cui si svolse il processo fu chiamata Areopago e ancora porta tale nome.